vittoria piena del candidato avversario, a cui faccio il mio in bocca al lupo e con tutti i candidati e i consiglieri della sua maggioranza. Noi siamo qui per trasferire una responsabilità che è molto rilevante, in quanto c'è bisogno di proseguire un lavoro che è stato tanto. I frutti di questo lavoro sono appunto la responsabilità di cui parlavo, sono 19 milioni e 300 mila euro di finanziamenti ottenuti già con decreti emessi, di investimenti soprattutto di salvaguardia del territorio. Questo è un momento diciamo di transizione. Auguro a tutti i componenti della nuova compagine amministrativa di poter continuare ad agire così come sento di aver agito io, nell'interesse di tutta la comunità di Torre Orsaia, Castel Ruggero, i borghi Cerreto e Scalo Ferroviario, ma soprattutto nell'interesse di tutto il territorio senza confini comunali, nel comprensorio che è l'unico bacino ampio nel quale possono essere realizzati investimenti che possano rilanciare l'economia e soprattutto l'occupazione nelle realtà come le nostre. Ha vinto la gente, ha vinto solo la gente, che la voglia di cambiamento finalmente è prevalsa anche in questo comune a Torre Orsaia, e la gente ha dimostrato che nonostante tutto si può cambiare e i prossimi 5 anni segneranno la svolta anche qui. Daremo voce ai giovani, agli imprenditori e tutti quanti insieme riusciremo ad invertire la rotta di quel declino a cui questo paese, come tanti altri nel Cilento, sembravano condannati. La risposta è di tutti, la risposta è per una politica nuova che tutti vogliono fare, una politica per tutti. E grazie. E la gente che è qui è la prova che tutto si può fare, con la volontà e con la buona volontà di tutti si possono cambiare anche le situazioni più immobili. Grazie a tutti gli elettori.